Buonasera amici della Corner TV, siamo tornati anche oggi per un'altra puntata della nostra TV. Oggi giornata di vigilia, domani c'è Latina Messina, una gara fondamentale per la stagione del Messina. Oggi non sono da solo, come vedete c'è Mirko Cingari con me che saluto. Ciao Lorenzo, buonasera a tutti. Mirko, una giornata di vigilia, come dicevo. Però prima andiamo a vedere come noi Corner Messina ci saremo domani dopo la partita, perché come al solito ci troverete sempre qui live su Facebook e su YouTube. Dalle ore 22 ci sarò io con Davide Mangiapane e con Antonio Bille a commentare quello che sarà di Latina Messina. Mirko, prima di entrare nel pieno dell'argomento Latina, perché come sappiamo più tardi ci raggiungerà anche un collega di Latina per fare il punto su quella che è la forma, il momento di questo Latina, insomma ti chiedo un tuo parere su come arriva il Messina a questa partita, cosa ci dobbiamo aspettare, che tipo di partita sarà. Ma io mi aspetto la classica partita che fa il Messina in trasferta, cioè molto simile in realtà poi a quello che è anche l'atteggiamento in casa, perché l'abbiamo detto più volte come questo Messina sia una squadra che al di là, a prescindere dall'avversario, comunque non cambia il suo atteggiamento, rimane una squadra che vuole fare la partita, anche contro gli avversari più forti, infatti sia contro il Benevento ma anche contro il Crotone. Diciamo, sono arrivati un risultato positivo. Il Benevento è uno sicuramente meno importante, ma comunque si è vista tutta la voglia del Messina di fare bottino pieno, non soltanto di fare punti. Poi contro il Crotone, comunque hai concesso anche tanto, e quindi ci può stare che poi la partita sia finita 1-0, 1-0 per loro. Però poi contro il Benevento hai fatto una partita da squadra matura, da squadra che ha raggiunto un certo livello, e quando c'è da alzare l'asticella. Lo fa bene, lo abbiamo visto, quindi sicuramente è una squadra che anche in trasferta su un campo comunque difficile come il Francioni poi può dire sicuramente la sua, e mi aspetto quindi un Messina che cercherà di fare 3 punti, perché comunque fare 3 punti contro il Latina permetterebbe di arrivare proprio a un punto rispetto ai nerazzurri e di continuare a inseguire il sogno playoff, che ripeto non è più secondo me solo un sogno ma è una solida e concreta realtà che il Messina può raggiungere. Sì, come dicevi, tra poco vedremo anche la classifica del Messina. Prima guardiamo un attimo il percorso del Messina fatto fin qui in questo girone di ritorno. Come sapete lo aggiorniamo partita per partita. Al Messina manca la vittoria dalla gara col Brindisi, però insomma su quello che dicevi tu, Mirko, c'è da vedere come appunto alla fine non cambi tanto per il Messina giocare in casa, in trasferta. Diciamo che riescono sempre a esprimere al meglio la loro idea di gioco, a prescindere che siano tra le mura amiche o meno. E tra l'altro, guardando anche questo calendario, possiamo vedere subito che due sconfitte delle tre in questo girone di ritorno il Messina le ottenute proprio in casa. Quindi sicuramente può essere un vantaggio giocare in casa, però in trasferta ha veramente fatto bene il Messina con vittorie con Casertana, Avellino e Brindisi in questo girone di ritorno, il pareggio di Benevento di settimana scorsa, quindi sicuramente sarà una partita combattuta che io credo che il Messina giocherà proprio a viso aperto, no? Sì, senza dubbio, come dicevo prima, sicuramente scendere in campo per vincere. E poi, guardando la grafica, effettivamente le partite più difficili probabilmente sono proprio quelle in trasferta, perché comunque affrontare un Latina che è reduce dalla vittoria in casa del Crotone, poi c'è la Juve Stabia che sta praticamente distruggendo il campionato, ci sono Catania e Monopoli. Catania che sicuramente non è nel suo miglior momento, ma si tratta di un derby, il Monopoli che invece si vuole salvare, quindi sicuramente è molto carico. Poi in casa c'hai Foggia, Monterosi e Potenza, che comunque obiettivamente sono 3 partite, tutte e 3 abbastanza abbordabili. È vero che il Monterosi nelle ultime settimane sta facendo davvero bene, così come il Foggia, che se non sbaglio è un punto sotto il Messina, quota 38-39. Quindi comunque parliamo di trasferte difficili, ma proprio per quello che dicevamo prima, cioè il fatto che il Messina poi alla fine affronta queste partite allo stesso modo, e anzi in certi casi secondo me più la partita è difficile, più la squadra si esalta, e questa è l'impressione
che mi ha dato in partite come, se, come sono state quella contro il Picerno fuori casa all'andata, così come è stata quella con la Casertana, con l'Avellino, con cui addirittura sono arrivate 2 vittorie su 2, quindi sicuramente non è un punto di svantaggio, un punto a sfavore secondo me, ma può essere anzi un motivo per galvanizzarsi, magari ottenendo 3 punti qui contro il Latina, ma anche un pareggio magari per dare continuità al periodo di forma positivo, puoi poi sperare qualcosa in più, cioè puoi ottenere il meglio dai punti che guadagni sul campo del Latina. Sì, andiamo anche a vedere la classifica, così andiamo un attimo a concretizzare i discorsi che stiamo facendo. C'è il Messina a 40 punti, appaiato al Cerignola, come dicevi tu, c'è il Foggia a 39, quindi guardandoci indietro è quella la squadra che sembra poter inserirsi in questa lotta per i playoff, per quel decimo e nono posto, perché alla fine Latina non è sicuramente scappato via ancora. Come dicevi tu, se il Messina dovesse vincere, andrebbe a un punto solo dal Latina. E poi, insomma, bisognerebbe vedere come si evolve la giornata di campionato. Ovviamente anche Sorrento e Cerignola non hanno partite facili. Però, insomma, credo che questa lotta, Mirko, si prosegue, insomma, si porterà avanti fino quasi alla fine, no? Sì, sicuramente. Ripropongo anche quello che ho detto nell'ultima puntata, cioè il fatto che alla fine, anche se tu non dovessi vincere le prossime due, mettiamo caso, ma fai 2 pareggi, comunque il campionato non è finito, poi restano altre 5 partite, partite in cui il Messina può tirare fuori il meglio, perché gli avversari, comunque, a parte la Juve Stabia, secondo me sono tutti avversari alla portata del Messina. E quindi nel momento in cui vai a fare risultato su un campo difficile come quello del Latina, poi puoi sperare in qualcosa di più, perché metti che fai 3 punti lì, comunque ti porti a un punto dal Latina, poi vedi quello che fa il Sorrento nel frattempo, ma comunque tu continui a fare il tuo campionato, e poi se tu comunque riesci a fare più risultati utili consecutivi, vai a prendere queste squadre. Quindi sicuramente il Messina deve fare il suo campionato, guardando anche, guardandosi intorno ogni tanto, però senza esagerare, perché se il Messina fa quel che deve fare, secondo me i playoff ci si può arrivare. Tra Sì, l'altro, tra. Vai, vai. No, vai tu. dicevo, questo discorso l'abbiamo affrontato anche ieri con Max e Peppe Marino. Ogni partita ha le sue complicazioni, sicuramente, perché sono tutte squadre che si giocano qualcosa, quindi non venderanno cara la pelle. Però c'è da considerare come arriverà il Messina a quella giornata. Per esempio, la Juve Stabia in questo momento vediamo è a più 9 dal Benevento. Ora, se dovesse vincere questa, dovesse vincere la prossima, magari il Benevento non fare punti, diciamo che sarebbe quasi sicuro della Serie B. Quindi sono tutti aspetti che si potranno vedere solamente con l'evolversi del campionato. Anche il Monopoli stesso, che citavi prima, che è l'ultima giornata del Messina, bisogna capire a che punto sarà il Monopoli, se si starà ancora giocando qualcosa e quindi che tipo di partita potrebbe essere, anche perché lo sappiamo per esperienza, fino alle ultime giornate non si capisce, magari una squadra può ambire quasi a entrambe le posizioni, ovvero salvarsi e uscire dai playout, ma addirittura provare anche a raggiungere quel decimo posto, che però in questo campionato sta un po' avendo quelle sue pretendenti, che sono appunto queste che vediamo, ovvero Foggia, Messina, Cerignola, Sorrento e Latino. Il Giuliano e il Crotone sono un po' più distaccati rispetto a queste, quindi è tutto da vedere. Poi mi ricordo anche il commento di ieri, che diceva che le prossime 3 partite probabilmente saranno fondamentali per capire poi come si svolgeranno, diciamo, le ultime quattro, no, Mirko? Sì, anche se io in realtà resto dell'idea che anche se tu magari non fai 9 punti, ma ne fai 4 nelle prossime 3, non è chiuso nulla, cioè nel senso, a meno che poi il Sorrento, il Latina, queste squadre qui non fanno effettivamente 9 punti su 9 disponibili, resta tutto aperto. Per questo secondo me è importante che il Messina, al di là dei risultati che arriveranno nelle prossime 2-3 partite, poi continui a restare sul pezzo. Io da questo punto di vista in realtà non ho
tanti dubbi sul fatto che il Messina lo farà, perché ha ripreso partite che sembravano ormai chiuse, vedi col Benevento, anche col Picerno ha rimontato un doppio svantaggio. Quindi, secondo me, questa squadra ha tanta fame e in base proprio al discorso che facevi tu prima, ad esempio, questa mancanza di fame che invece si potrebbe presentare nella Juve Stabia quando affronterà il Messina, cosa che secondo me non succederà perché il campionato non sarà ancora chiuso, però comunque può subentrare anche una differenza a livello di impatto caratteriale tra le due squadre, una squadra che ancora sta lottando, anzi deve ancora sudarsi un qualcosa di più della semplice salvezza che il Messina, una squadra che invece si trova con un vantaggio abbastanza cospicuo e quindi può anche permettersi, tra virgolette, di fare una partita leggermente diversa, o comunque subentrano dei pensieri quasi un pochino più di tranquillità rispetto a una squadra che invece si deve ancora prendere quello che potrebbe essere un piazzamento importantissimo come i playoff. Sì, esatto. Come dicevamo, passerà molto anche dalla partita di domani, che non è, non è, diciamo, un crocevia importantissimo, però è fondamentale come partita, perché Un può crocevia comunque, veramente. Sì, perché se tu vinci con Latina, cioè appunto, esatto, vuol dire sì. che ai playoff ci puoi andare, ci puoi ambire tranquillamente. Però, come dicevi tu, anche un pareggio comunque non sarebbe da Secondo me condannare no. totalmente, perché comunque ci sono ancora tante giornate da giocare. Modica, vedremo come giocherà domani. Intanto abbiamo già i convocati della partita di domani, li mandiamo in onda. I portieri sono sempre portieri, sono sempre Fumagalli e Di Bella, difensori Dombravano, Jacopo Fumagalli, Lia, Salvo, Pacciardi, Zona, Ortisi e Polito. A centrocampo ci sono Franco, Giunta, Frisenna, Scafetta. Non c'è Civilleri, che questa grafica è sbagliata perché Civilleri è indisponibile, quindi questo è un piccolo errore che adesso correggiamo con gli indisponibili. Firenze c'è, Signorile, Rosafio, Cavallo, Zunno, Luciani, Ragusa, neanche Blescia c'è, quindi andiamo a vedere direttamente l'indisponibile, che comunque ci sono tutti nel Messina, tranne Emmaus, che come sappiamo è ancora squalificato, dovrà scontare l'ultima giornata di squalifica. Civilleri, che appunto non ha recuperato dalla botta al costato che ha rimediato. Che ha rimediato a Benevento. Plescia aveva qualche problemino anche di febbre, a quanto pare, quindi non ci sarà per la trasferta. E quindi sono questi tre gli indisponibili del Messina. Mirko, chi sarà l'assenza più pesante domani? Mi sembra che l'assenza di Emmaus si sia sentita anche col Benevento perché mancava comunque anche un po' di imprevedibilità in attacco. Emmaus è un giocatore che quando c'è con la testa è veramente devastante, poi sono capitate anche ultimamente nel periodo di forma migliore partite in cui comunque non riusciva a incidere, non riusciva a entrare bene in partita, però è sicuramente un'assenza importante in un reparto in cui tra l'altro adesso io estendo il discorso al reparto offensivo perché poi magari Emmaus è un trequartista, però comunque parliamo sempre di un giocatore offensivo, manca anche Brescia, quindi comunque un'assenza, sono due assenze che se sommate sono abbastanza pesanti, però comunque guardando il lato positivo, ad esempio rientra Manetta, che è un giocatore fondamentale per questa squadra, e non solo dal punto di vista tecnico, ma proprio dal punto di vista anche del carattere, del carisma che ti trasmette Manetta in campo. Però è chiaro che mancherà qualcosa al Messina in avanti, e io credo che l'assenza di Emmaus fosse stato presente per la partita con Latina avrebbe dato sicuramente una grossa spinta alla squadra. Comunque, tra l'altro, c'è anche Piana che è tornato dalla Sì, sì, squalifica, sì. che non c'era prima in grafica, ricordiamolo. Piana che era stato squalificato per 2 giornate, adesso è rientrato e alla prossima rientrerà anche Emmaus, che a sua volta era stato squalificato per due giornate, quindi ha dovuto saltare la partita col Benevento e questa qui salterà anche il Latina. Sì, esatto, quindi sono queste le tre assenze abbastanza pesanti comunque per questo Latina Messina. Andiamo anche a vedere allora la probabile del Messina, anche considerando le assenze. Mirko, tu ti aspetti ancora un 4-3? Noi comunque
Noi in redazione l'abbiamo ipotizzata così, quindi penso che quella sia la strada, no? Sì, secondo me senza dubbio sarà 4-3-3 perché manca il Maurusso, perché manca anche Plescia, quindi anche un po' per un discorso numerico di profondità della rosa in quel settore. Per questa partita sicuramente sono degli aspetti da considerare. Il 4-3-3 tra l'altro è stato proposto con buonissimi risultati nell'ultima partita contro il Benevento, al Vigorito, quindi sicuramente sarà quello il modulo che Modica proporrà, cioè non mi aspetto un ritorno al 4-2-3-1 semplicemente perché manca quel giocatore che ti porta a dare importanza a quel modulo che è Maurusso e quindi mi aspetto un bel tridente, chiamiamolo leggero, ma poi in realtà se vai a guardare i nomi sono tre giocatori davvero pesanti, davvero incisivi per le sorti del Messina che sono Rosafio, Zunno e Ragusa. In questo momento Lorenzo, cioè, chi dovremmo levare dal campo tra questi tre per inserire magari. Io l'altra volta pensavo, quando c'è stato Lele Rigano qui ospite nella scorsa puntata, nella puntata di mercoledì, ha detto che Modica ha provato anche Luciani, però ha detto che Modica prova tanto, diciamo, mescola un po' anche le carte tra le due formazioni che si affrontano nella partita in famiglia. Io ci pensavo e sinceramente mi sembra difficile che possa partire Luciani dal primo minuto quando hai un Ragusa in questo stato di forma, Zunno non ne parliamo e poi c'è Marco Rosafio che è il valore aggiunto del reparto offensivo. Io non so come la vedi tu, ma credo che ci sarà sicuramente questo tridente dall'inizio con Luciani magari in corso e poi per il resto magari ci può essere un ballottaggio a centrocampo, rientreranno sicuramente Franco e Frisenna dal primo Sì. che appunto erano partiti alla panchina col Benevento. Magari non lo so, per l'altro posto del centrocampo ci sarà credo Giunta che è tornato subito a disposizione. Si era fatto male la partita in famiglia al gomito, ma si è ripreso subito. Già l'allenamento il giorno successivo del giovedì era presente. Io credo che non ci saranno troppi stravolgimenti a parte il rientro di Manetta e appunto questo centrocampo a tre, conseguentemente l'attacco a tre. Sì, andiamo a vederla anche in grafica la formazione che abbiamo pensato. Quindi 4-3 con Fumagalli ovviamente, Ortisa e Lia sulle fasce, quindi Mirko si ripropone beh, insomma, con questa staffetta tra Lia e Salvo che comunque vediamo esserci ormai a ogni partita, magari alternandosi l'uno con l'altro per chi parte dal primo minuto, torna Manetta e quindi non si discute la sua presenza al centro della difesa insieme a Dombravano. E poi sì, magari il ballottaggio è proprio lì a centrocampo perché io pure penso che Franco e Frisenna saranno della partita fin dall'inizio. Giunta ha fatto comunque bene a Benevento, quindi potrebbe essere riproposto. C'è da capire se Firenze può giocare insieme a Franco e Frisenna, se è in condizione, insomma, se Modica lo rischierà per 2 partite consecutive. Per quanto riguarda l'attacco, il dubbio principale è quello, perché ne parlavamo anche ieri con Peppe Marino. Magari serve una punta. Luciani comunque è un po' diverso da Plescia. In quanto diciamo a sostanza che riesce a dare all'attacco, quindi magari avendo tre giocatori così tanto in forma come Ragusa, Rosafio e Zunno, Modica potrebbe optare per lanciarli tutti e tre. Mirko, ti ripropongo anche una domanda che facevano ieri in chat. Pensi che Modica magari possa pensare di tenerne uno fuori per spaccare la partita? È possibile, anche se mi aspetto questo tipo di attacco più che altro perché loro giocano con una difesa a 3, quindi secondo me tu mettendo tre attaccanti che comunque non ti danno punti di riferimento, cosa che invece Luciani ti dà un po' di più, nonostante sia un po' più rapido di Plescia, ma parliamo comunque di un giocatore un po' più di struttura e anche di un pochino più prevedibile, diciamo, di questi tre giocatori che vediamo in formazione. E quindi sinceramente mi aspetto che parta con questi tre dall'inizio, però effettivamente ci sta anche magari tenerne uno fuori inizialmente. Il discorso è sempre quello, in questo momento è difficile tenere fuori secondo me uno dei tre perché comunque sono tre giocatori troppo importanti per il Messina. Però effettivamente considerando che sei corto per questa partita in attacco non lo escluderei totalmente, anche se vado sempre con l'idea abbastanza sicura che saranno questi tre a partire dall'inizio. Tra l'altro colgo l'occasione per ricordare il fatto che
Questo 4-3-3 è un modulo che ha fatto un pochino, ha vacillato un po' all'inizio della stagione, poi adesso è stato riproposto con risultati abbastanza positivi e ciò fa capire che comunque l'andazzo del Messina non dipende solo dal modulo, Dal perché modulo, adesso certo. che si giochi col 4-2-3-1 col 4-3-3 è indifferente. Se ad esempio dovessi giocare Firenze al posto di Giunta e dovessi giocare un pochino più in alto, cioè secondo me i risultati sarebbero sempre gli stessi, perché è proprio una squadra completamente diversa che è cresciuta tanto e che ha lavorato davvero bene, sicuramente su più moduli, non solo su uno. Ad esempio viene provata spesso anche la difesa a 3 in allenamento, quindi è una squadra che secondo me, indipendentemente da come si schiera tatticamente, è diventata comunque una squadra davvero importante. Sì, su questo discorso, Mirko, insomma, è importante capire anche come Modica percepisca il cambio modulo senza Emmaus, perché comunque non ha avuto dubbi con l'assenza di Emmaus a tornare subito al 4-3, che come dicevi comunque non si discosta tanto da quella che è la squadra quando gioca il 4-2-3-1, perché comunque abbiamo visto che magari l'avrebbe fatto fare a Firenze, che ha un po' più quel ruolo da centrocampista, perché alla fine Mousso, quando gioca in quella zona di campo, fa un po' il regista offensivo. Lo vediamo girare per tutto il campo e gestire lui la fase offensiva. Ti chiedo, quindi, magari giocatori come Ragusa, che hanno sicuramente delle buone potenzialità anche in quella zona di campo, Modica sicuramente non le vede dietro la punta. Ti ho perso un attimino. Mi senti? Ok, Adesso sì. Sei ci stato sei? un po' in ritardo. Sì. Puoi ripetere? Sì, Ripetimi tutto. stavo Perché ti ho dicendo. perso completamente per 30 secondi. Sì, tranquillo. Allora, dicevo, senza Mausso, Modica non ha avuto dubbi a tornare sul 4-3. Secondo te, a parte Firenze, che è magari un po' più centrocampista e quindi ha un po' più quel ruolo da regista che anche Mous interpreta in quella posizione, altri giocatori come per esempio Ragusa, Zunno stesso, magari Modica non li vede in quella zona di campo? Eh sì, perché alla fine sono giocatori che secondo me prediligono di giocare soprattutto sulle corsie esterne. Secondo me Rosafio ce l'ha un po' quelle caratteristiche, ancor più che Ragusa o Zunno. Però evidentemente proprio per la capacità che hanno Rosafio e Lia di giocare insieme, di creare superiorità sulla fascia, secondo me è troppo importante che Rosafio venga proposto sulla corsia di destra piuttosto che sulla tre quarti. Infatti, secondo me, proprio l'intesa che c'è tra i due, tra Rosafio e Lia, che tra l'altro già avevano giocato insieme precedentemente, è uno dei fattori determinanti in chiave offensiva per il Messina. Ed è uno dei motivi, secondo me, per cui comunque c'è sempre, si ripropone questo ballottaggio. Sia perché comunque, ovviamente tra Lia e Salvo, sia perché comunque parliamo di due giocatori dal valore importante, ma anche perché c'è questa intesa che ti permette di creare tanti pericoli sulla corsia di destra, e quindi è giusto, secondo me, anche dare spazio a un calciatore importante come Damiano Lia. Ed è giusto che Rosafio giochi a destra, così come che Zunno parta dalla sinistra per poi accentrarsi successivamente. Anche se comunque poi alla fine Zunno gioca centrale perché ha giocato più Sì. volte anche da centravanti, senza dare punti di riferimento e muovendosi molto, anche svariando sulla sinistra, perché diciamo gli viene naturale, secondo me, partire da quella posizione. Però direi che secondo me, anche per le assenze che ci sono, visto che manca anche Vlescia, non è necessario giocare con un trequartista. Quindi, anche nel caso in cui dovesse giocare magari Firenze al posto di Giunta, vederlo davanti alla difesa comunque non mi sembrerebbe un male. Anzi, Firenze, forse proprio per quella diciamo carenza di passo che ha in questo momento, sarebbe meglio farlo giocare più davanti alla difesa che non sulla tre quarti. Assolutamente. Mirko, l'ultima questione sulla formazione, perché come dicevamo, alla fine i dubbi sono pochi, perché Modica sembra muoversi in questa direzione, anche se ci ha saputo sorprendere durante questa stagione. Sul ballottaggio Lia Salvo, che comunque è un ballottaggio continuo, tu che dici? Secondo te è una buona gestione questa di
insomma, alternarli al primo minuto. Comunque c'è sempre una staffetta in mezzo al campo. La loro partita la fanno entrambi, no? Sì, io credo sia giustissimo perché, come ho detto, sono due giocatori comunque dal valore importante. All'inizio ti trovavi, all'inizio ci chiedevamo, quando ha cominciato a giocare Salvo perché lì era infortunato e stava per rientrare, ci chiedevamo, ma è un bene il fatto che siano in due sulla corsia di destra? Io credo che sia certamente un bene. Sì. Più, secondo me, più ne hai di buon livello, meglio è. Perché comunque hai più scelta, perché comunque lì è un giocatore duttile che eventualmente puoi utilizzare anche a sinistra, anche se in realtà quella volta che hanno giocato lì e Salvo insieme, contemporaneamente ha giocato Salvo a sinistra e lì a destra. Però comunque è sicuramente un ballottaggio, intanto che può far bene entrambi, perché può spronare entrambi a dare il massimo e a prendersi la maglia da titolare. Sicuramente anche chi fa meglio in settimana, oltre che l'avversario che vai ad affrontare, che sicuramente incide sulla scelta di Modica, però chi fa meglio in settimana, secondo me, poi alla fine gioca ed è un bene avere due giocatori in un reparto in cui, tra l'altro, non è che ci sia tutta questa abbondanza, anzi, ci siamo comunque lamentati spesso del fatto che mancasse Sì. quantomeno un centrale, che non ci fosse un terzino prima dell'arrivo di Zona, che comunque ha trovato pochissimo spazio, perché secondo me non solo perché Zona non è un giocatore valido, cioè secondo me comunque è un ragazzo interessante, però Ortisi obiettivamente in questo momento è difficile da togliere dalla corsia di sinistra. Io mi ricordo certe partite in casa in cui in sala stampa ci esaltavamo un po' tutti per le prestazioni di Ortisi, anche e soprattutto dal punto di vista difensivo, perché è molto bravo secondo me a recuperare il pallone e poi a spaccare il campo in ripartenza. Quindi sicuramente, tornando al discorso di prima, al ballottaggio è un qualcosa che può tornare molto utile a tutto il Messina. Sì, esatto, sono d'accordo con te su questo. Come ho detto più volte, l'abbondanza non è mai un problema per una squadra che durante la No, stagione ha avuto problemi ben diversi che l'abbondanza su una corsia. Leggo anche qualche messaggio che ci sono arrivati in questa prima parte della puntata. Mario ci scrive: partita insidiosa contro una squadra molto ostica, ci vuole il miglior Messina, speriamo bene, forza Messina. Rino, domani col sangue agli occhi, mangiamoceli. Domani segna Ragusa, sempre Rino. Quindi speriamo che domani segni Ragusa. E poi Luigi, che ci seguiva anche ieri e che aspettava insomma, di vedere questa puntata per capire un attimo chi è il Latina, ci ripropone appunto il suo dilemma. Non riesce a leggere il Latina, che è una squadra molto kafkiana, difficile da decifrare. A maggior ragione bisogna essere sul pezzo, anche perché il discorso che in casa non siano brillanti lascia il tempo che trova. Su questo sono d'accordo. Comunque il Messina se la può giocare a viso aperto, partita aperta, ma sono fiducioso. Ora mi spiegate un po' chi è il Latina, un quadro generale sinottico. Grazie anticipatamente, figurati Luigi. Grazie a te che ci segui. Adesso colgo appunto l'occasione della tua domanda per immergerci un po' nel mondo Latina. Mirko, abbiamo fatto come ogni settimana un focus su quello che è il Latina. Insomma, la classifica lo conosciamo, è lì al nono posto a 44 punti. Il suo rullino di marcia delle ultime 5 partite è un po' discontinuo come tutta la stagione del Latina, perché arriva da una vittoria molto importante fuori casa del Crotone, però insomma nelle precedenti uscite due sconfitte, un pareggio e poi una vittoria 5 turni fa. Per quanto riguarda il suo percorso durante questo campionato, 35 gol fatti, 39 subiti, che sono tanti, Mirko, penso sono abbastanza, quindi sicuramente questo è un fattore da considerare, che non sia proprio una squadra impermeabile. Per il resto 12 vittorie, 11 sconfitte e 8 pareggi, quindi diciamo che è ovviamente nella media di quelle che sono le squadre che si trovano in quella posizione di classifica. Gli 8 clean sheet ovviamente dimostrano quanto detto prima, che comunque il Latina è una squadra che spesso prende gol. Mirko, sui due giocatori che abbiamo attenzionato, ci siamo mantenuti su attacco e centrocampo, visto che comunque la difesa sembra un po' traballare alle volte. Alessio Riccardi è sicuramente uno dei giocatori più pericolosi, e poi la punta, il numero 9 di questa squadra, che è appunto Mastroianni. Tu, insomma, che opinione hai di questo Latina?
Ah, per me comunque è una squadra che non va sottovalutata perché è vero che i numeri ci dicono che ha subito tanto, però è una squadra che da quando è arrivato il nuovo allenatore, perché c'è stato il cambio di allenatore a gennaio, è andato via Di Donato, visto che comunque i risultati, cioè diciamo è stato esonerato perché i risultati non erano sicuramente dei migliori, però è una squadra che si è un po' compattata anche secondo me dal punto di vista difensivo, comunque nelle ultime partite. È una squadra quadrata perché gioca con lo stesso modulo anche a partire dall'arrivo di Fontana, comunque sta riproponendo quel 3-4-3 o comunque 3-4-2-1 in base anche all'interpretazione che danno i giocatori. Che è un modulo che Latina si porta avanti da tanto tempo. Ci sono anche dei giocatori, vedi Ercolano, vedi Cortinovis, che comunque sono da tanto tempo in questa squadra. E poi ci sono giocatori di qualità, come appunto Riccardi, che è un giocatore che da qualche anno già si gira nel girone C, e tra Sì, l'altro sì. è una mezzala comunque di grande qualità. E poi Mastroianni, che è sicuramente uno da tenere d'occhio per la difesa del Messina, perché è uno che quando se lo servi in area di rigore ti può fare davvero male. Poi per quanto riguarda la discontinuità, secondo me è sempre stato un po' uno dei punti deboli di questa squadra. È già dall'anno scorso, non so se ricordi Lorenzo, l'anno scorso pure erano partiti fortissimo, così come quest'anno. Poi durante la stagione non so cosa accade, ma capita spesso che c'è qualche partita, qualche punto perso di troppo, tante sconfitte consecutive, tant'è che poi è stato irrimediabile l'esonero di Donato, che era un allenatore che c'era, che è stato 2 anni e mezzo a Latina. E sicuramente questa scarsa continuità, che comunque si sta riproponendo anche col tempo, quindi evidentemente c'è qualcosa che non funziona e che spero che poi potremo chiedere anche all'ospite, appunto, che ci sarà, il giornalista da Latina, perché sicuramente c'è qualcosa che non va e bisogna capire anche cosa. Sì, come hai fatto bene a ricordarlo, tra una decina di minuti circa ci raggiungerà Luigi Calligari per parlarci ancora meglio di questo Latina, perché ovviamente chi vive all'interno le dinamiche di questa squadra può sicuramente darci un contributo importante. Mirko, andiamo a vedere anche le statistiche a confronto che insomma, mettiamo su ogni giornata di campionato. Insomma, come vediamo, in casa e in trasferta cambia poco per il Latina. L'XG sono 1,36 e 1,37 in casa e in trasferta. Le occasioni subite in casa sono comunque abbastanza, 1,36 anche in trasferta, però anzi, è ancora più alta in questo caso il dato. Sulla media tiri, comunque, stiamo intorno a quella del Messina che è a 8, mentre il Latina è 9,57. Sui falli siamo lì con il Messina sui 16 più o meno. Il possesso palla, diciamo che Mirko lo ribadiamo ogni puntata. Il Messina sta un po' cercando di recuperare le sue statistiche del girone di andata, soprattutto di quel novembre disastroso in cui sicuramente erano pessime. Adesso diciamo che sono in risalita. Comunque il Messina è una squadra che controlla il pallone molto di più, col Benevento non ricordo adesso il dato preciso, ma ha tenuto saldamente in mano il possesso palla, quindi è una squadra che secondo me anche questa volta proverà a imporre il suo gioco. Mirko, su queste statistiche, a parte i dati che a volte lasciano il tempo che trovano, ma comunque ci danno un'idea della squadra che affrontiamo, no? Sì, sicuramente. Tra l'altro, sicuramente è una squadra che tira in porta il Latina, e lo vediamo anche che c'è un po' di differenza rispetto al Messina, che invece da questo punto di vista ha fatto un po' fatica, soprattutto nella parte iniziale. Quindi ricordiamolo che comunque i dati sono molto influenzati dalla prima parte di stagione difficile che ha vissuto il Messina. Sul discorso del possesso palla, diciamo, forse vado un po' in controtendenza rispetto a te, perché non sono certo che i dati, sicuramente col Benevento è stata una partita in cui il Messina ha tenuto il pallino del gioco, però secondo me non è detto che si sia alzato così tanto. Sicuramente lo abbiamo seguito gradualmente, quindi tu forse hai un'idea pure più chiara di me, però non sono così sicuro che si sia alzato così tanto il possesso palla, perché ci sono state delle partite in cui il Messina ha fatto di necessità virtù, ha alternato magari fasi di pressione, fasi di possesso ad altre in cui
invece si schierava un pochino più bassa. Lo diciamo spesso che comunque il Messina è una squadra un po' più equilibrata e ciò ti porta comunque a volte anche a tenere un po' meno il pallone. Però effettivamente quando il Messina ha quel periodo della partita, quella parte della partita in cui va fortissimo, va a mille, effettivamente ha quasi sempre il pallone. Quindi comunque sicuramente è un dato da attenzionare, però non sono sicurissimo che si sia alzato così tanto proprio per questo motivo, perché comunque il Messina è diventata una squadra, come il discorso che facciamo del Latina, è una squadra quadrata. Forse il Messina in questo momento lo è ancora di più, perché ha raggiunto comunque un buon livello di equilibrio. Sì, è sicuramente, fa sicuramente parte della maturità che ha raggiunto il Messina. Comunque, adesso diciamo che è in grado di soffrire anche in determinate parti della partita. Quindi, sì, facevo riferimento soprattutto a quello che dicevi tu, quando il Messina ha quei momenti veramente di forcing, riescono a girare il pallone con grande continuità, con grande convinzione e a rendersi davvero pericolosi. E questo, insomma, dà ancora più valore a questo dato perché, insomma, è un possesso palla di qualità sicuramente del Messina, non è un possesso palla sterile che quindi può portare a tante Assolutamente. occasioni come spesso accade. Andiamo a vedere anche la probabile formazione del Latina, poi ovviamente con il collega riusciremo ad avere un quadro ancora più chiaro. Noi intanto abbiamo messo su questa formazione che di fatto è la stessa che ha vinto a Crotone, quindi pensiamo che Fontana possa riconfermare in toto l'11 che ha vinto a Crotone. Guadagno in porta, Marino, Cortinovis, De Santis in difesa, Ercolano e Crecco sulle fasce, poi Riccardi e Mazzocco e poi Mirko, secondo me è proprio questo tridente, quello che il Messina deve temere più di tutti perché Capanni, che anche Luigi ci attenzionava in chat, è sicuramente un giocatore in forma, così come Paganini, secondo me è veramente un giocatore di qualità per questa squadra e poi appunto Mastroianni come abbiamo detto. Sì, sicuramente. Tra l'altro, diciamo che in grafica qui ovviamente non c'è Fella, ma è un altro giocatore che in questo Latina sta facendo davvero bene, ed è uno dei giocatori di maggiore qualità. C'è Capanni, che è un giocatore che sicuramente con i suoi inserimenti può essere davvero pericoloso, e l'abbiamo visto anche contro il Crotone. Il suo gol è arrivato proprio da un inserimento in area di rigore, un colpo di testa. Quindi sicuramente il tridente da attenzionare, anche perché il Messina comunque, come diciamo spesso, qualcosa dietro la concede. Quindi sicuramente il tridente offensivo, soprattutto con Mastroianni che citavamo prima, è il reparto più pericoloso di questa squadra. Poi comunque Riccardi e Mazzocco sono due giocatori in mezzo al campo. Mazzocco c'ha tanta esperienza, Riccardi c'ha tanta qualità, sono due giocatori che si completano secondo me bene in una linea di mediana a due. Quindi diciamo che il Latina dalla cintola in su è una squadra che comunque ha dei valori. Sì, Mirko, poi lo chiederemo anche al collega che tra poco arriverà, qual è allora il punto debole? L'abbiamo un po' detto, però diciamo che il punto debole di questo Latina è sicuramente la difesa, anche se comunque i nomi non sono così male, no? No, no, assolutamente, sono comunque giocatori, secondo me singolarmente, individualmente, sono buoni giocatori. Il problema è che forse non ha funzionato qualcosa nel reparto, soprattutto in certi frangenti della stagione. Cioè comunque il Latina è una squadra che con Di Donato subiva tanto, ha preso addirittura a gennaio nella partita contro l'Avellino, ha preso 5 gol in casa. Cioè una squadra che comunque quando si trova davanti dei giocatori forti, giocatori rapidi, se non lavora bene di reparto, cosa che effettivamente spesso non è accaduta per quanto riguarda il Latina, può avere delle difficoltà. Proprio per questo ti dicevo riguardo al Messina che mi aspetto un assetto con questo tridente, chiamiamolo ancora leggero, senza punti di riferimento, che appunto possa mettere in difficoltà la difesa del Latina, perché probabilmente potrebbero andare a prenderli a uomo, comunque essendo loro tre contro i tre attaccanti del Messina. E magari sui duelli individuali, se il Messina sfrutta quelle che sono le frecce del suo arco, sicuramente può fare la differenza, perché comunque ha giocatori di passo che saltano l'uomo, che sono anche in forma.
quindi molto si potrà giocare anche sui duelli e su questa poca solidità del Latina che si presenta soprattutto in alcuni incontri. Sì, esatto. Poi ovviamente tra poco ci torneremo su questo. Aspettiamo che ci raggiunga Luigi Callicari. Nel frattempo diamo anche qualche informazione sulla partita. Il direttore di gara è Gabriele Sacchi della sezione di Macerata. 99 gare dirette. Insomma, anche dalla foto si vince come sia un arbitro abbastanza giovane. 432 cartellini gialli, che sono abbastanza, 22 cartellini rossi e 32 rigori assegnati. Sui precedenti non ce n'è neanche uno, quindi questa qua è la prima volta che il signor Sacchi incrocia il Messina. Per quanto riguarda invece Speriamo sia una prima volta fortunata per noi, sì, soprattutto. esatto, è che non vada in continuità, Mirko, con le ultime uscite, No, no? vabbè, non ne parliamo, dai, ne abbiamo già parlato abbastanza. Bypassiamo. Esatto, andiamo avanti. Speriamo solo che sia una gara, insomma, corretta e Diretta bene, arbitrata. semplicemente diretta bene. Noi non vogliamo, sicuramente non vogliamo regali, ma ci aspettiamo comunque che la gara sia diretta per come deve essere diretta, che non ci siano i soliti errori evidenti. Semplicemente questo, secondo me, è l'augurio che ci dobbiamo fare, nient'altro. Sì, Mirko, andando anche un attimo su quello che sarà il percorso del Latina da qui alla fine del campionato, l'abbiamo anticipato per quello che è appunto il Messina, mandato in grafica la corsa playoff che ovviamente comprende le altre in questo momento in lotta, quindi Sorrento, Cerignola, Messina e Foggia, concentrandoci sulla prima colonna che vede appunto il Latina affrontare squadre come il Messina, il Picerno, il Foggia, il Sorrento, quindi già sono tre scontri diretti nelle prossime quattro praticamente, Turris, Benevento e Taranto. È un calendario, Mirko, abbastanza complicato, no? Sì, ma guardavo che un po' tutte comunque non hanno un calendario semplice. Vedi, il Sorrento c'ha il Taranto fuori casa, Juve Stabia, c'ha lo stesso Latina, la Casertana all'ultima, poi c'è anche il Catania, che comunque secondo me quando giochi sulla singola partita non è mai un avversario da sottovalutare, al di là del momento, proprio per la forza che ha, per il valore della rosa che ha il Catania. Quindi sicuramente gli scontri diretti giocheranno tanto da questo punto di vista. Però, essendo che restano ancora 7 partite, poi è chiaro che diciamo che più punti fai, meglio è, al di là di contro chi giochi. Cioè, se tu magari vai a perdere 2 scontri diretti, ma vinci le altre 5, fai comunque 15 punti. E se sei a quota 42 punti, facciamo 41 contro il Sorrento, con 55 punti, 56 punti, i playoff li fai. Sì, esatto, quindi è tutta una corsa, una lotta, playoff da vivere giornata per giornata, e appunto Mirko, questo dimostra che il Latina, pur avendo un minimo vantaggio sulle altre, ha un percorso complicato come tutte, che appunto, cioè, mettiamo caso, non faccia risultati con quelle che sono le dirette concorrenti, quindi Messina, Foggia e Sorrento, lì diventerebbe un problema per loro, no? Sì, sicuramente. Sicuramente devono cercare comunque di trovare un percorso, un mini percorso di continuità, perché parliamo di davvero poche partite. Però comunque devono cercare di affrontare anche loro al meglio questo finale di stagione. Ma credo che un po' tutte le squadre che sono a ridosso della zona playoff cercheranno a questo punto di stringere i denti e di ottenere il massimo risultato in ogni partita. Poi è chiaro che nelle ultime partite, sicuramente nelle ultime due o all'ultima gara, comunque ci sarà qualcuno un pochino più certo del suo piazzamento, cioè magari ci saranno sempre quelle 3-4 squadre a giocarsi il piazzamento playoff, però magari all'ultima partita, a Latina o al Sorrento, basterà un pareggio all'ultima e quindi cercheranno anche di tenersi stretto quel risultato. Cosa che il Messina in questo momento non può magari permettersi e deve un pochino cercare sempre di ottenere il massimo, perché ancora i playoff comunque distano sì un punto, però ci sono tante squadre in quella zona, quindi magari la prossima giornata il Foggia sarà sopra il Sorrento, non lo sappiamo. Cioè, c'è veramente troppo poco distacco tra tutte le contendenti.
Sì, la classifica è molto corta, quindi veramente un campionato, una lotta playoff aperta a tutte le possibilità. Nel frattempo ci ha raggiunto anche Luigi Calligari di Latina News, che ecco, gli do il benvenuto. Ciao Luigi, grazie per essere qui con noi oggi. L'abbiamo perso, cerchiamo di recuperarlo. Mirko, aspetta, vediamo se l'abbiamo recuperato. Forse ancora no. Comunque, tornando al discorso che facevamo prima, diventa veramente complicato fare calcoli adesso. Proprio per questo, ogni volta che vediamo la grafica anche con Max, diciamo che c'è sempre magari un pizzico di scaramanzia, ma non solo, perché il Messina comunque, come lo ripeto sempre, è vero, però deve veramente concentrarsi su quelli che sono i suoi risultati, il suo ruolino di marcia. E solo magari all'ultima giornata, se effettivamente c'è da guardare la classifica e da ottenere un risultato che non sia per forza la vittoria, ma che sia il pareggio, un po' il discorso che facevo per il Latina, il Sorrento, un po' tutte le squadre che ci sono a ridosso della zona playoff o in zona playoff, solo nel momento in cui il Messina magari avrà un risultato, un piazzamento consolidato, potrà fare dei calcoli. In questo momento sicuramente non si può concedere calcoli il Messina. Sì, assolutamente, questo è un discorso più che giusto. Vediamo se siamo riusciti a recuperare Luigi. Forse Mi sì, sentite vediamo. adesso? Ok, ti sentiamo Perfetto. Luigi, adesso ti vediamo anche. Quindi, come dicevo, Luigi Calligari di latinanews.eu, grazie per averci raggiunto e per passare quest'ultima quarta d'ora di puntata insieme a noi. Grazie a voi, è un piacere come sempre. Allora Luigi, andando subito su quella che è la partita di domani, facci un po' il punto su quello che è il momento del Latina, come arriva a questa partita, cosa ti aspetti tu dalla partita e da questo Messina che comunque ha sicuramente svoltato rispetto al girone d'andata in cui ricordiamo tutti insomma come finì tra Latina e Messina. Sì, io domani mi aspetto una gran partita perché entrambe le squadre vengono da un ottimo risultato. C'è il Latina che ha ottenuto questo 3-1 a Crotone che ha galvanizzato tutto l'ambiente, una vittoria anche per certi versi inaspettata perché comunque la squadra ha dominato e ha portato a casa il risultato contro una squadra sulla carta tra le favorite. Poi non si sta esprimendo al massimo il Crotone, però questo 3-1 ha veramente dato una spinta in più sia ai tifosi, perché in settimana si è visto tanto, tanto entusiasmo anche sui social, tanti commenti, tanti attestati di stima nei confronti di questa squadra per una vera e propria impresa. Così si è vista qui a Latina. E poi che ha riscattato le due sconfitte precedenti, quella con la Juve Stabia ci sta, quella che ha dato più fastidio e forse qualche danno in più è stata quella con la Virtus Francavilla, anche per come è arrivata nei minuti finali, per una imprecisione in difesa, per un punto che era stato ormai conquistato. Quindi sicuramente il Latina ci arriva bene alla partita col Messina, ma ci arriva altrettanto bene il Messina perché fermare il Benevento di questi tempi non è da tutti. Quindi domani mi aspetto una bella partita, onestamente, due squadre in ottima forma. Luigi, qualche mese fa, quando eri già stato ospite qui in occasione della partita d'andata, avevamo parlato dell'ex allenatore del Latina, di Donato, che appunto è stato allenatore per 2 anni e mezzo, e esaltavamo il mister come uno dei punti di forza di questa squadra. Poi però qualcosa, evidentemente, tu mi dicevi che c'era grande fiducia nell'allenatore, sia da parte della dirigenza in primis e poi anche da parte dei tifosi. Poi però qualcosa si è rotto e quindi ti chiedo cosa secondo te non ha funzionato e qual è stata la reazione che ha avuto l'ambiente al suo esonero. Una reazione triste, onestamente c'è stato dispiacere perché comunque Di Donato aveva fatto bene nei 2 anni a Latina, i risultati che gli avevano chiesto li aveva portati a casa e si era creata una sorta di simpatia, ma una vera e propria empatia con il mister che aveva un ottimo rapporto con i tifosi della curva, li ringraziava sempre a fine partita, li incitava, eccetera. Quindi c'era proprio un vero e proprio rispetto. E quindi la notizia dell'esonero comunque ha generato un dispiacere. Il problema è che si era proprio rotta l'amalgama, perché Latina aveva smesso di vincere in casa dal 25 di ottobre ed era entrato in un buco
di sconfitte e prestazioni mediocri durato 2 mesi. Quindi dopo Natale la svolta era più che dovuta perché. 5-0 con l'Avellino sicuramente è stato uno dei punti forse più pesanti da digerire, secondo me, Paradossalmente solo per il punteggio, perché ci può stare perdere con l'Avellino e per quello che si è visto in campo quella sera tra una direzione arbitrale non consona, un gol segnato sul portiere che si fa male in uscita, insomma un 5-0 molto largo, però sì, diciamo che il punto più basso si è raggiunto poi a Potenza con una squadra che perde 2-0 malamente, non fa praticamente un tiro in porta, lì era stata la sua ultima proprio chance. Per Di Donato, ma si era rotto proprio l'armonia con la squadra che era, oltre ad aver subito comunque infortuni perché c'erano stati problemi, ma quelli capitano a tutte le squadre assolutamente. C'era proprio quella mancanza di coesione che è arrivata, che si è vista poi con Fontana perché la squadra ha cambiato di passo, ma anche a livello fisico e di corsa. La squadra è sembrata proprio trasformata con il cambio di allenatore, quindi E quindi, a proprio. proposito proprio di Fontana, secondo te cosa ha portato Fontana? Perché dal punto di vista tattico mi sembra che comunque sia cambiato veramente poco, cioè sempre una difesa a 3, 3-4-3 o 3-4-2-1, dipende anche dagli interpreti, però credo che al di là dell'entusiasmo abbia portato qualcosa questo nuovo allenatore, perché comunque i risultati mi sembra che, seppur non ci sia stato un cambio netto di tendenza, però comunque ha portato dei risultati. È cambiato il modo di giocare del Latina. È cambiato in maniera. Il modulo è simile perché dal 3-5-2 siamo passati al 3-4-3. Si fa meno densità in mezzo al campo. Però il Latina adesso ha un gioco che tende a partire dal basso, rischiando anche qualcosina di troppo. Perché spesso a noi addetti ai lavori e anche ai tifosi qualche patema viene con Non dei a tutti passaggi in piace la mezz'orario. costruzione dal basso. Onestamente fa paura in certe circostanze. Però è proprio cambiata l'impostazione del gioco. Come. Mi è capitato pure di analizzare altre volte, con Di Donato era molto palla lunga, palla lunga, palla lunga. Si cercavano le torri perché quest'anno gli esterni della Latina non erano forti come gli esterni dell'anno scorso. Non avendo il Carissoni della situazione, che sta facendo benissimo a Cittadella in Serie B, e con un Crecco che ha faticato nella prima parte di stagione, come Ercolano, si cercava di affidarsi a 2 punte più fisiche perché si sfruttava Mastroianni. Si tentava la carta giallo, Peppe Fella non ha fatto grandissime cose onestamente nella sua prima parte di stagione Latina, adesso ha iniziato comunque anche lui a rialzare un po' il rendimento, quindi Fontana ha cambiato proprio il modo di attaccare di questa squadra, una squadra che tiene più il pallone, cerca comunque di fare più del possesso palla e di portare in avanti tanti uomini a dispetto della squadra di Di Donato che attendeva tanto e cercava di controbattere, ovvero un contropiede contro gli avversari. Poi, ovvio, dipende da partita a partita, contro la Juve Stabia, ad esempio, tutto questo non è riuscito. Però con il Crotone il piano tattico è stato praticamente perfetto da questo punto di vista. Sì, diciamo che se noi l'abbiamo notato anche nella partita tra Messina e Crotone, cioè se tu comunque riesci a superare la metà campo, a uscire bene sulla pressione del Crotone, poi si creano davvero tanti spazi e quindi sicuramente è un aspetto che ha fatto la differenza nella vittoria del Latina col Crotone. Concordo perché è una delle cose che Fontana ha detto fin dalla sua prima conferenza, ovvero lui vuole cercare di crearsi azioni offensive, gol proprio partendo dal suo portiere, cioè giocare per cercare di aprire quanti più spazi possibili facendo scoprire gli avversari, quindi anche rischiando qualcosa, perché l'abbiamo visto a Francavilla Fontana, un paio di patemi d'animo ci sono stati con errori e disimpegni, però alla lunga paga. Onestamente, i risultati non sono cambiati al 360 gradi, ma la squadra ha una convinzione maggiore, questo è sicuro. Ha acquisito la sua dimensione da zona playoff e da squadra da possibile mina vacante. Ovvio, nessuno chiede alla Latina di arrivare in finale, di vedersela contro le grandi che comunque si giocheranno la promozione in Serie B, ma questa squadra può starci tranquillamente nella fase dei playoff senza problemi. Luigi, sul Messina, che insomma sicuramente sotto gli occhi di tutti che ha fatto un cambio di rotta totale, insomma quali sono gli aspetti che temi di più della squadra di Modica e che ti hanno impressionato di più in questo girone di ritorno che sta davvero facendo sta molto bene?
È una squadra importante, è una squadra che mi piace sottolineare non molla mai, perché se tante squadre lo vedi 1-0, 2-0, si scoraggiano, ci provano ovviamente, ma il Messina è una di quelle squadre che ha gli attributi, mi piace definirlo in questo modo. E lascio da parte non solo il pareggio col Benevento raggiunto all'ultima giornata, una partita che ho avuto modo anche di osservare in televisione, ma è proprio una squadra che mi piace da questo punto di vista. Magari non ha la spiccata qualità di tante altre squadre che abbiamo visto. Io ho in mente la Juve Stabia vista a Latina, è qualcosa di pazzesco. Quando decideva di attaccare e voleva fare gol, ha fatto gol. Però il Messina è una squadra che lotta, è una squadra tignosa, e non sarà semplice comunque per il Latina, perché ci sono delle qualità da tenere in considerazione. Più che altro tanta aggressività. Il Latina adesso con Fontana forse pecca di quell'aggressività in mezzo al campo, avendo tolto un uomo e avendo il Di Livio e prima Riccardi, poteva sopperire, cioè poteva avere qualche mancanza che magari il Messina può sfruttare. Dipende se giocherà Mazzocco, cosa io auspico, e quindi cercare di mediare questo problema. Però il Messina è una squadra comunque che darà molto fastidio, e sono convinto che un posto nelle prime 10 se lo può guadagnare senza problemi. Speriamo. Ce lo auguriamo. Luigi, se dovessi dirci insomma i due giocatori più in forma, più pericolosi di questo Latina? Allora, può sembrare strano, però a me piace elogiare in primis il portiere, il nuovo portiere del Latina. Guadagno, questo classe 2003, è arrivato a gennaio come uno sconosciuto. Noi da detti lavori ci guardavamo e dicevamo, ma abbiamo Cardinali, è arrivato Fasolino che gioca col Monteosi, prendiamo un altro portiere. Sì, onestamente Guadagno ha cambiato di tanto le sorti della difesa del Latina, perché è un portiere abile con i piedi, quindi è quello che serviva a Fontana. Ti permette la costruzione al basso, e quando ha giocato ha sempre fatto delle grandi prestazioni. Non per buttare la croce addosso a Fasolino, ma quelle tre partite che ha giocato purtroppo sono state condite da errori. L'ultimo con la Juve Stabia, dove una palla lenta, banale, gli è scappata dalle mani e ha regalato un 1-0 alla squadra su un cross innocuo. Quindi sì, mi sento di dire Guadagno è uno dei giocatori che sta rendendo meglio. Mi piace sottolineare Dorazio è arrivato a gennaio anche lui dal Novara, perché è stato lui poi che ha permesso il cambio di modulo, perché il Latina non aveva un vero e proprio esterno capace di saltare l'uomo. Veniva adattato Riccardi, veniva adattato Fella, ma non hai la caratteristica dell'uno contro uno bruciante. Dorazio ti ha permesso di passare a tre davanti come esterno d'attacco, e quindi sono loro i giocatori più in forma, ed è, speriamo di recuperarlo, perché non è stato benissimo ultimamente, ecco, questo va detto. Certo. E poi, scusa, vai. Posso Lore. E poi c'è, diciamo, un aspetto: il Latina è una delle squadre, come molte squadre fanno in Serie C, che fa minutaggio. Diciamo che il fatto che tu fai minutaggio con così tanti under come Riccardi, Cortinovis, che comunque hanno un'esperienza in questa categoria, io credo che sia uno degli aspetti incisivi, perché sono giovani ma allo stesso tempo esperti. È un po' quello che all'inizio recriminavamo, tra virgolette, agli under del Messina, che non tutti, anzi la maggior parte, erano tutti giocatori alle prime esperienze in Serie C. Quindi secondo te questo è uno degli aspetti che può fare la differenza in un campionato come quello di questa serie? Può fare la differenza, perché è un diktat, tra virgolette, imposto dalla dirigenza fin da due anni fa, ovvero comunque una squadra giovane, una squadra costruita su anche giocatori da rivitalizzare, si vede Riccardi, e a questo tanto del merito va dato Daniele Di Donato, perché come tecnico nei primi due anni e mezzo, quindi anche quest'anno ha portato avanti questo progetto tattico fatto da giovani, ha lanciato giocatori che sono anche saliti di categoria, penso a Giorgini, al Suttirol, penso a Tessiore, anche lui al Cittadella, Cortinovis, come avete detto giustamente, Cardinali è comunque un 2001 e prima dell'infortunio era il portiere titolare, Ercolano che è un 2003, quindi lo stesso Guadagno con 2003, è una squadra con tanti giovani, perché comunque è anche l'obiettivo della Latina, cercare di essere sostenibili e avere comunque un'impronta che possa farti formare dei giocatori, perché abbiamo detto, gente che va in Serie B elogia anche il tuo lavoro fatto durante l'anno e comunque ci guadagna anche a livello economico. Quindi la società da questo punto di vista sta facendo un ottimo lavoro,
merito al tecnico Daniele Di Donato e merito a Fontana che sta comunque perseguendo questa strada. Luigi, ti faccio un'ultima domanda, la pesco dalla chat per dare spazio anche ai nostri tifosi che ci seguono. Luigi, quindi un tuo omonimo, ci chiede come impatterà il Latina la partita di domani, chi è Capanni, quindi vuole un focus anche su Capanni, e che probabile formazione ti attendi. Allora, Capanni è stata una scommessa anche per noi, perché anche lui si è allenato una ventina di giorni durante il mercato invernale senza essere tesserato per questioni burocratiche, una sorta di prova andata avanti. Poi Latina ha deciso di puntarci perché comunque è un ragazzo che ha qualità, un ragazzo che ha fatto primavera al Milan, Giovanni di Lazio, quindi un'esperienza di tutto rispetto. Si era un po' perso, come lui ha ammesso, per delle scelte sbagliate, era finito nella seconda serie polacca, e il direttore sportivo Patti ha avuto coraggio a puntarci e va detto, alla prima da titolare schierato in un campo difficile con l'uscita, ha colpito. È un attaccante comunque dotato di buona tecnica, ma non è il classico attaccante brasiliano. Sai che abbiamo perso, forse c'è ancora, però si è ribaltato. Luigi, ci senti? Luigi? Luigi, non ti sentiamo più in questo momento, prova a uscire e a rientrare, vediamo se riusciamo a sistemarti. Mirko, chiudendo anche il discorso, ora rientrerà Luigi e lo salutiamo, appena riesce a concludere anche il suo intervento su Capanni, insomma, chiudendo anche per chi magari è entrato ora, ci sta guardando in questo momento, non ci guardava all'inizio, che partita ti aspetti domani? Chiudiamo così, poi aspettiamo che rientra Luigi. Ma io credo che anche in base a ciò che ha detto Luigi sarà una partita in cui entrambe le squadre a questo punto giocheranno a viso aperto, perché loro vorranno fare la partita ma anche il Messina vorrà farla, quindi sicuramente ci sarà, io mi aspetto che non sarà una partita da pochi gol, ma in cui entrambe le squadre hanno grandi possibilità di segnare, sia perché facciamo riferimento alla qualità dal punto di vista offensivo che hanno loro, ma anche perché sono due squadre che effettivamente qualcosina dietro possono concedere, però sarà una partita fatta da entrambe le squadre per vincere il Latina, perché comunque gioca tra l'altro anche in casa, mentre il Messina, per il discorso che facevamo prima, cioè che alla fine in casa o fuori casa l'atteggiamento alla fine è sempre quello. Sì, assolutamente. Nel frattempo non riusciamo ancora a recuperare il collegamento con Luigi. Diamo anche l'ultima informazione del match, che sono appunto i precedenti. Quattro partite, una vittoria, un pareggio e due sconfitte, quindi sicuramente sono pochi. I precedenti ovviamente riferiti solamente ai match disputati al Francione di Latina, non ci vedono favoriti. Andiamo anche a vedere come sono svolti queste ultime quattro gare, perché appunto che in realtà sono le uniche quattro tra Messina e Latina, proprio nella cornice di Latina, l'ultima nella scorsa stagione una vittoria per 2-0, mentre due anni fa una sconfitta per 1-0, le altre due sono precedenti, insomma molto molto datati, quindi lasciano il tempo che trovano. Quindi Mirko, una sconfitta, una vittoria, adesso però facciamo un'altra vittoria, no? Ah, ce lo auguriamo, ma io credo che quello che sia ancora più da attenzionare sia il fatto, l'ultimo risultato in realtà, quello che è arrivato in questa stagione, perché questi sì è vero sono risultati delle partite giocate a Latina, ma io credo che i giocatori del Messina, soprattutto in virtù del fatto che quest'anno sono cambiati, cioè è cambiata tanto la rosa del Messina, ricorderanno bene quel 3-0 della gara d'andata, che ha rappresentato uno dei punti più bassi della stagione del Messina, quindi sicuramente ci sarà tanta voglia di rivalsa proprio per riscattare quel risultato negativo che è arrivato nella partita d'andata. Sì, esatto, quindi
Speriamo che appunto ci sia una vittoria dopo questi due precedenti e che appunto il Messina possa fare un bel passo in avanti per quello che è il suo campionato. Niente, non riusciamo purtroppo a recuperarlo. Ci dispiace anche non riuscire a salutarlo, però siamo anche oltre, quindi ovviamente poi lo Ci ringrazieremo. saranno altre occasioni, lo rinviveremo anche l'anno Esatto, prossimo. lo rivedremo magari in ambito dei playoff, no? Magari anche in Latina con il Messina accede ai playoff e quindi lo rincontreremo più avanti magari. Quindi aspetta, proviamo l'ultima volta a recuperarlo perché forse ce l'abbiamo fatta. Vediamo. Mi scuso tantissimo, veramente. Eccolo. Tranquillo Luigi, allora. Purtroppo sono gli incidenti del mestiere, quindi devo su internet e così. Luigi, concludi rapidamente quello che stai dicendo e poi appunto chiudiamo. Sì, no, anzi, chiedo scusa a voi e a tutti No, quelli appunto che figurati. stanno seguendo la trasmissione appunto per problemi tecnici non dovuti da me. Comunque, terminando il discorso su Cavani, è stata una bella sorpresa. Per domani, vabbè, mi aspetto una formazione tanto tanto simile a quella vista con il Crotone. Quindi lo stesso 3-4-3, vabbè, guadagno in porta senza problemi. Vari Cortinovis, Rocchi, De Santis, ovviamente Crecco, Di Livio, Paganini, Ercolano. Davanti qualche dubbio ce l'ho, ma Mastroianni, Capanni e uno tra Dorazio e Fella giocano. E spero di vedere Capanni dal primo minuto un'altra volta, onestamente. Ok, perfetto. Vedremo anche domani che formazione sceglierà Fontana. Luigi, è stato gentilissimo a stare con noi in questa ultima parte della puntata. Ti ringraziamo e siamo sicuri che ci saranno altre occasioni. Ciao. Grazie a voi e scusate ancora. No, non ti preoccupare, No, grazie a tranquillo, te. tranquillo. Alla prossima. Ciao e buona partita per domani. Ciao, ciao. Allora, abbiamo avuto l'intervento di Luigi Collegari che ci ha fatto un po' il punto della situazione del Latina. Mirko, siamo in chiusura. Ricordiamo ancora una volta quando ci potrete trovare domani. Dalle ore 22 ci sarà il post partita di Latina Messina. Con me ci saranno Davide Mangiapane e Antonio Billè. Quindi seguiteci, vi aspettiamo domani alle 22 per commentare insieme. Speriamo, Mirko, una bella vittoria in trasferta. Ma speriamo, dai, speriamo bene. Mirko, ti ringrazio per avermi fatto compagnia in questa oretta. Grazie. Grazie a te e a tutti coloro che ci hanno seguito e buona serata a tutti. Dalla Corriere TV è tutto, ci vediamo domani.